Con Mister Ciceri, alla vigilia della sfida di campionato con l'Arzignano Valcampo, Mister, innanzitutto siamo alla 17ª partita ufficiale di questi primi 2 mesi praticamente di stagione. Ti chiedo un primo bilancio. Bene, non sono molto scaramantico, ma visto come è girata nell'ultimo periodo, magari con la 17ª vediamo di invertire quella che è un po' la cabala e magari che ci porti un po' più di fortuna. Il bilancio è presto per fare bilanci, penso che a fine andata o dopo aver contato tutte le squadre si può capire meglio come potremmo posizionarci in questo campionato. Il dato di fatto, secondo me, oggettivo e che ci gratifica e che ci dà fiducia, soprattutto speranza per il futuro, è che ad oggi ce la siamo giocata con tutte e abbiamo raggiunto un livello di consapevolezza e di continuità di prestazioni che francamente ci lavoriamo all'inizio dell'anno, però non era facile immaginare, quindi c'è solo da continuare a cercare di produrre calcio e gioco in questa maniera, cercando di raccogliere più punti possibili come vorremmo sempre. Domani una partita, insomma, particolare perché si affrontano due squadre neopromosse, due squadre che stanno facendo anche molto bene. L'Arzignano, ricordiamo, è una delle squadre che tra l'altro ha perso di meno in trasferta, solo il Pordenone è riuscito a batterla. Che squadra, insomma, ci aspetta e se c'è magari qualche giocatore che vorresti togliere alla formazione di Bianchini? Beh, si affrontano due squadre che stanno un po' avendo lo stesso percorso. Entrambi abbiamo vinto un gran campionato in Serie D, in gironi poi particolarmente competitivi. Siamo partiti tutte e due con dei risultati sorprendenti. Abbiamo, come tutte e due le squadre hanno confermato un blocco importante della stagione precedente. Adesso abbiamo un po' rallentato il passo a livello di risultati, ma non di gioco, perché anche l'Arzignano tutto quello che ha conquistato l'ha fatto grazie a una grande organizzazione di gioco. E da quel sta ancora, anche se ripeto ultimamente ha qualche risultato in meno come noi nelle ultime partite, sta sempre esprimendo un buonissimo gioco e quindi ci stiamo un po' assestando nella categoria, quindi mi aspetto una partita equilibrata, complicata come sempre e dove tutte e due le squadre proveranno a vincere. Io sono contento dei miei giocatori, anzi ne ho in abbondanza. Penso che dobbiamo portare grande attenzione a tutto l'organico e l'organizzazione di gioco, appunto di una squadra molto compatta che, come dici bene, è una delle migliori difese del campionato, fuori casa oltretutto ha perso una volta sola, quindi porteremo grande attenzione alle loro qualità. Chiaro che se devo pensare a un giocatore che già in passato mi ha dato parecchio fastidio da un punto di vista di campo è Tremolada, perché è un giocatore che chiaramente può spaccare un po' gli equilibri della partita, è un giocatore che mi è sempre piaciuto anche in Serie D e vedo che sta trovando buona continuità in questa stagione. Quanto sarebbe importante, al di là della classifica, ma soprattutto per il morale, no, della squadra, ritrovare quella vittoria che manca praticamente da un mese in campionato? Ma più che importante sarebbe giusto in virtù di quello che stiamo cercando di fare, quindi però questo se avremo merito di vincere lo diremo quindi solamente dopo la prestazione, quindi noi stiamo concentrati e focalizzati su quello che sarà il piano gara, quello che vogliamo fare in questa partita, continuando a sapere che più cose facciamo fatte bene, più possibilità abbiamo di vincere. In ottica formazione, recuperi qualche elemento? Sì, finalmente ci vedremo per la prima volta. Abbiamo tra i disponibili Salzano e rientra tra i disponibili anche Antonio Metrica. E queste sono due belle notizie, che sono due giocatori importanti, di qualità importante e chiaramente non hanno tanti minuti nelle gambe, però sono giocatori che finalmente riassaporano un po' la vicinanza alla squadra e questo soprattutto per il futuro è una gran bella notizia. Ultima cosa, la partita di martedì in Coppa Italia con la Juve, pensi possa, insomma, incidere nell'economia della gara di domani? Deve farlo in positivo, nel senso dobbiamo portarci in positivo il rammarico per non aver passato il turno e per non aver concretizzato una buonissima partita, non deve farlo in negativo, anche se la terza partita una settimana è sempre difficile, complicata, però questa squadra sta lottando contro tutte le avversità normali che succedono in una stagione, anche quello di avere un calendario molto fitto, ci siamo allenati anche a questo, ci siamo preparati, quindi faremo in modo di rendere al meglio anche domani. Grazie mister, appuntamento domani al Ferruccio di Seregno, 14:30, San Giuliano Arzignano Valcampo. Grazie. Grazie.